Il valzer degli attaccanti non è ancora partito, ma il Pescara si iscrive al gran ballo per mettere in piedi le operazioni che dovranno rinforzare il reparto avanzato biancazzurro a disposizione del neotecnico Luciano Zauri. Il Delfino sta intessendo colloqui con squadre di Serie A per avere dei prospetti da lanciare nella categoria inferiore. Col Napoli si prova a ragionare riguardo il futuro di due giocatori che hanno disputato un ottimo campionato a Cosenza, Luca Palmiero e Gennaro Tutino. L'eventuale arrivo del centrocampista va incastonato all'interno di un discorso più ampio che riguarda arrivi e partenze nella zona nevralgica del terreno di gioco. Il secondo era stato già un obiettivo di mercato l'estate passata, ma alla fine non se n'era fatto più nulla. Stavolta il discorso potrebbe essere diverso. Tutino ha parecchio mercato, ma già nella scorsa sessione era stato vicinissimo ad indossare il biancazzurro. Se dovesse essere girato in prestito in B, dunque, stante anche gli ottimi rapporti con l'entourage, il Pescara sarebbe in pole position, così come per Marco Tumminiello. La punta dell'Atalanta a gennaio aveva preferito il Lecce ad un eventuale sbarco in riva all'Adriatico, ma la promozione dei salentini nella massima serie rimescola le carte in maniera forse decisiva. Tumminiello sarebbe in vantaggio viste le complicazioni per arrivare a Ciofani, obiettivo quasi impossibile. Chiaramente la punta di Erice non è il solo nome sul taccuino dei dirigenti biancazzurri, che dagli orobici riavranno Filippo Melegoni e anche Andrea Colpani. A proposito di obiettivi di qualche tempo fa, anche Gianluca Scamacca è tornato nei radar del Delfino, così come Nicolò Giannetti. Federico Bonazzoli, centravanti di proprietà della Sampdoria nell'ultima stagione in prestito al Padova, è oggetto delle mire di più squadre di Serie B, ma il Pescara, allo stato attuale, appare il club più seriamente intenzionato ad offrirgli una casacca da titolare. Sugli esterni è solo questione di tempo per il ritorno di Sottil dalla Fiorentina, dopo l'esplosione del giovane arrivato in prestito dalla Fiorentina. Col Parma continuano a rimanere in piedi i discorsi che riguardano Galano, Da Cruz e soprattutto Jacopo Dezzi, che potrebbe essere inserito in un'operazione che potrebbe riguardare, ma è solo un'ipotesi, anche Gaston Brugman. Nel frattempo, per quanto riguarda la sede del ritiro, i lavori di rifacimento del campo di Lucoli, dove il Delfino ha programmato il precampionato, rischiano di portare al ritorno a Palena. È solamente un'eventualità allo stato attuale, ma che rischia di portare al cambio in corsa. Lunedì previsto un altro sopralluogo e poi ci sarà la decisione finale.